Ciccioli crociati, buongiorno e bentornati dal vostro Dictator Lawrence. Nello scorso episodio io mi sono veramente, veramente triggerato dopo che, con la conquista di Medina, per l'ennesima volta Goffredo di Buglione non ha saputo fare una pace degna, ragazzi. È riuscito a fare pace nel momento in cui noi potevamo battere, ribattere il ferro sull'incudine. Questa cosa mi ha alquanto triggerato e io ve lo dico, oggi mi ribello. Ciccioli belligeranti, buongiorno. Come avete capito bene, sì, oggi voglio ribellarmi, ragazzi. E per fare ciò, mio signore, ho tutta l'intenzione di tirare su più parti possibili. Allora, oltre a questo, noi non possiamo creare altri gruppi, ok? Allora, noi dobbiamo fare una cosa molto interessante a questo punto, perché dobbiamo refillare completamente la nostra garrison. Allora, iniziamo a buttare dentro questa gente in garrison. E adesso... ah, ecco, aspetta un attimo. Allora, commercio. Vediamo di capire quanto grano abbiamo. Di grano ne abbiamo abbastanza. Possiamo anche venderlo. Possiamo anche venderlo. Refiliamo le scorte. Poi andiamo alla fortezza. Andiamo nella scorta segreta. E io direi, iniziamo a mettere dentro le sciabole. Tutta questa roba qua che a noi non serve, buttiamola dentro. Che non si sa mai che ci vada male qualcosa. Madonna, quanto pesce abbiamo. Allora, noi potremmo in qualche modo andare a vendere questo pesce. Vediamo qua, per esempio, se il pesce si può vendere. Ecco, già tipo vede 17, non è male. Andiamone un po', poi direi. Allora, iniziamo ad andare su. Mi hanno fatto incazzare. Mi hanno fatto veramente incazzare. E adesso pagheranno dazio. Perché non si può essere così inetti, ragazzi. Non si può essere così inetti. Allora, andiamo anche qua, Irbrid. Questi qui mi hanno fatto incavolare. E noi ci ribelliamo. Visto e considerato che tanto noi non possiamo fare una cippa. Perché il nostro re è rimbambito. Bene, vorrà dire che noi agiremo di conseguenza. Allora, vediamo un po'. Pesce 18. Vendiamo. Grano a 4. Davvero? Madonna, compraglielo tutto. Compraglielo tutto. Andiamo ad Aleppo. Perché non è possibile. Intanto c'è una bella skill per Emily il Toro. L'inseminatore seriale. Allora, fermati Alexandrette, che noi qua comunque abbiamo buoni rapporti con quelli del villaggio e dovremmo poter prendere un po' di roba. Eh no, perché se adesso qua dovesse buttare male, per noi sarebbe un grosso problema, eh.
Fammi andare ad Aleppo. E vendiamo anche qua. Allora, vediamo se riusciamo a vendere qualcosa. Vedi, già qua riusciamo a vendere il grano a un po' più di soldi. Il pesce anche qui. Ci facciamo un po' di... perché ci servono soldi per la ribellione a noi, ragazzi. Ci servono un sacco di soldi. Ok. Allora, noi dobbiamo refittare il nostro esercito. Noi potremmo chiamare questi nobili nel nostro esercito in modo da inchiappettarli. Non sarebbe una cattiva idea. Non sarebbe una cattiva idea. Allora, scendiamo. Scendiamo a Tel Aviv. Perché io adesso mi ribello. Mi ha fatto veramente girare le palle. Prima però dobbiamo prendere tutti gli uomini possibili. Anche a Gerusalemme. Ah, oggi ragazzi state connessi perché ci sarà da ridere. Ci sarà da ridere. Io ve lo dico. Hanno fatto incazzare il Valiano sbagliato. Hanno fatto incazzare il Valiano sbagliato. Allora, faccio il reclutamento tra Alexandretta e Ravanda e poi dopo continuiamo, eh. Facciamo un salto temporale perché questa è abbastanza tediosa. Allora, abbiamo praticamente fatto quasi tutto il replenishment, ci manca giusto un uomo. Ok. Vediamo di scendere. Ce ne andiamo nelle nostre terre, tiriamo su quello che ci manca. Dopodiché direi che possiamo provare a ribellarci. Ok. Allora, iniziamo ad andare qua. No, aspetta, qui ce ne sono troppi. Qui ce ne sono troppi. Allora. No, torniamo in giù. Torniamo in giù. Vieni giù verso Gerusalemme. Allora, reclutiamo tutte queste truppe. Poi andiamo alla fortezza. Buttiamone dentro in garrison un po'. Perfetto. Noi in realtà potremmo buttare dentro tutti gli Outremer Pilgrim. Anche gli Outremer Spearmen. E a sto punto, sapete che cosa farei? Io mi prenderei i
cavalieri, gli ospitalieri, i gonfalonieri, i marescialli. Ok. Così siamo a posto qua. Ora, vediamo che prigionieri... Non ci sono prigionieri qua. Ok. Dunque, vediamo in gestione della città 11.000. Qua sta continuando a costruire. Molto bene. Dunque, io direi, dichiariamo la nostra secessione. Ah, ok, sono in un esercito. Perfetto. Manteniamo le proprietà. Perfetto. E adesso attacchiamo subito lei. Perfetto. Allora, iniziamo a far fuori lei. Catturiamo subito Sibilla. Così ce la mettiamo in prigione. Allora, ok. Dunque, allora. Perfetto. Cavalleria con me. Facciamo fuori sti cavalieri. Su di me. Everyone, soldiers, troops, after me. Anche voi con me. Iniziate ad avanzare. Noi abbiamo un quantitativo di cavalleria spaventoso. Dobbiamo andare a prendere Sibilla. Già se gliela prendiamo, gli leviamo un bel numero di truppe, eh? Questi stanno avanzando? Sali. Follow me. Su di me. Hanno l'high ground loro, eh. Loro sono andati a prendersi l'high ground. Via. Sibilla
deturpata dagli ospitalieri. Perfetto. Perfetto. Speriamo che abbia anche tanti uomini della nostra cultura nel suo esercito, così facciamo tutti prigionieri. Perfetto. Guarda quanta bella roba. Guarda quanta bella roba. Ok. Prendiamoci tutto. Molto bene. Bene, bene. Allora, dunque. Andiamo dentro qua. Solange e Raymond Dupuis sono stati istantaneamente catturati. Allora, noi adesso... non possiamo chiamare questa gente... perché non possiamo chiamarli? Devi far parte del regno. Ah, forse devo creare il regno? A livello 4 possiamo creare un regno. Ok. Ok. Questa è una bella sfiga. Prendiamo questi tre qua. Vediamo se ci vengono incontro. I nostri stanno a Gerusalemme. Prendiamo Pierre de Barcelona. Preso. Combattiamo. Adesso facciamo i disastri, ragazzi. Soldiers! Form a wall! Troops! Forward! Forward! Move! Kill them all! Su di me, voi. Ok, dentro a caricare. Oh cacchio, il tabbato, madonna. Non sembra, ma contro i lancieri facciamo fatica. Abbiamo disintegrati. Disintegrati. Molto, molto, molto bene.
Allora, adesso con questo, come si dice, con questo tizio catturato, dobbiamo tornare per forza a Gerusalemme. Dobbiamo tornare per forza a Gerusalemme. E noi abbiamo skillato. In cosa? No, non noi. Chi è che ha skillato? Andreas. Danno da carica inflitto. Questo va bene. Allora, torniamo a Tel Aviv. Torniamo a Tel Aviv e andiamo a Gerusalemme. Ok, noi non possiamo, vero, reclutare altri gruppi, no? Ok, torniamo a Gerusalemme e mettiamo in prigione anche lui. Io gliel'avevo detto che doveva andare di pozzo in pozzo, ma quello stronzo non mi ha creduto! Stupido essere. 48.000, noi quanti soldi guadagniamo? Pochi, eh? Pochi. Pochi. Gambes on overcloth. Ventinove, 17, 11. Ma sai che è meglio quella che c'ha lui? Sai che è meglio quella che c'ha lui? Prendiamola. Non è il massimo, ma va bene. Perfetto. Qui non abbiamo qualcosa tipo qualche coprispalle, no? Non abbiamo nessun coprispalle. Allora facciamo una cosa. Tieni l'armatura che non si sa mai. Poi tieni le spade. Queste qui le dobbiamo smeltare. Ok. Tutta questa roba qua noi la vendiamo. Adesso andiamo un attimo in fortezza, apriamo la scorta segreta. Prendiamoci il legno e andiamo in forgia. Allora, in forgia non riusciamo però, eh? Dobbiamo attendere. Allora, le segrete possiamo metterci lui intanto. Nelle segrete possiamo metterci lui. Noi non ci manca tantissimo, per arrivare al rango 4. Non ci manca tantissimo. Allora, vai in forgia. Tu fondi. Anche qua. Inizia a fondere tutto. Ok, seguiamo Emil il Toro, andiamo ad Ibrid.
Andiamo ad Ibrid. Fulcherio di Chartres. Vieni qua, bastardo. Preso. Preso. Minchia, ne, allora, ne hanno 660, eh. Ne hanno 660. È dura. L'unica possibilità che abbiamo, secondo no, secondo me, è quella di... di attaccarli in città. Si devono schiantare contro Gerusalemme. Se si dovessero schiantare contro Gerusalemme, sarebbe cosa buona e giusta, soprattutto perché Dio lo vuole. Che li stiamo facendo male. Dai che li stiamo facendo male. Perfetto. Allora, Fulcherio gli abbiamo fatto veramente male. Il vero problema, ragazzi, è che senza il regno è problematico. Senza avere un regno è molto problematico per noi, perché non possiamo... non possiamo chiamare i companion, e alla lunga io penso che i companion... quadrelli, i quadrelli, mio signore. I quadrelli. Allora, noi dobbiamo tornare giù. Well now, I always like to know a little. Allora, noi gliene abbiamo presi due. Loro sono tantissimi. 73 fanterie, 82. Questa qua, sai che non è il massimo. Sai che questa qua non è il massimo, raga. Questa potrebbe essere una di quelle battaglie, vivere o morire. Soldiers! Cavalry! Dobbiamo attaccare frontalmente. C'è poco da fare. Horsemen, cavalry, follow me. Voi venite di qua. Attack! Che hai dentro di lì? Allora, li abbiamo presi. Li abbiamo presi da due lati, eh. Allora, loro non hanno delle truppe particolarmente skillate. Horseman!
Allora io direi voi qua. Voi qua. Dobbiamo prenderli a panino da due lati. Allora. Prendeteli da due lati. Allora, scendere e attaccare dentro nel corpo a corpo. Madonna, i nostri ospitalieri, ragazzi, sono di una violenza clamorosa. Sono di una violenza clamorosa. Perfetto, mamma che vittoria, ragazzi. Mamma che vittoria, ragazzi. Uff. Abbiamo preso il Kurthaus! Lui! I yield. Ok. Prendiamo questi 63 prigionieri. Oddio, non ce la facciamo mica a prendere questi 63 prigionieri, però. Allora, vediamo un po' che cosa dobbiamo... Picchiere mercenario, Bedouin, Outremer, Sergeant Spearman. Teniamo questi. Outremer Spearman, Outremer Brotherhood Spearman, Outremer Hospitaller, Master Crossbowman. Allora iniziamo a fare così. Ok. Poi dobbiamo eliminare qualcuno. Eliminiamo questi due turcopoli. Eliminiamo i pellegrini. Eliminiamo altri turcopoli. Eliminiamo questi spearmen. Eliminiamo questi. Ok. Perfetto. Ok, prendiamo tutta sta roba. E adesso correre di qua a Tel Aviv, tirare su tutto. Allora dobbiamo tornare a Gerusalemme, perché qua abbiamo preso tutto. Sì, torniamo a Gerusalemme. Ma siamo, abbiamo skillato a livello 4, mio signore. Ooh.
Allora, Baliano ha salito in leadership. Dimensione del gruppo per ogni città che controlli. Più 5 sicurezza al giorno mentre attende in città. No, ci prendiamo questo. Poi medicine, che cosa abbiamo? 30 velocità di guarigione quando rimani distanziato. Meno 5 consumo di cibo durante gli assedi nell'insediamento che governi. Prendiamo questo qua. Poi abbiamo Andreas delle colline che è migliorato in lancio. Bene. E torace a botte, che cacchio c'ha torace a botte, armi a dura mano. 2 punti ferita, molto bene. Ok. Allora. No, torna giù, vai a Gerusalemme. Ok. Allora. Io vorrei però capire come formare un regno adesso. Forse dobbiamo parlare con... Allora. È ora di proclamare un nuovo regno. La lingua e le leggi dei crociati. Allora, il nome lo chiamiamo, quanti caratteri abbiamo? Ah, ne abbiamo diversi. Allora, no, lo chiamiamo... Regno della vera Gerusalemme. Ah, guardalo lui! Siamo re! Baliano è re! Ah! E potremmo essere re anche solo per un giorno. Ma lo saremmo comunque stati, sì! Oddio, che emozione! Guarda qua la combricola del fiasco! Ok, molto bene. Adesso chiamiamo a noi questa gente qua. Quindi adesso aspetta, perché possiamo emanare un sacco di leggi noi. No, non possiamo. Abbiamo bisogno di un sacco di roba. Allora, vediamo un attimino qua nel commercio, perché qui... Allora, iniziamo a vedere se possiamo... vedi che possiamo creare un altro gruppo. Lo vedi che possiamo creare un altro gruppo? Questo è importante per noi, perché con un altro gruppo noi possiamo fargli male a questa gente qua, eh. Allora, prendiamo Isabella Esule. Questa ne può avere 85. Questa ne può avere 85. Allora, io direi diamogli i pellegrini. Diamogli le fanterie. Gli diamo le fanterie. Adesso vai alla fortezza, gestione guarnigione, prenditi un po' di pellegrini, parla con lei. Dove cazzo è lei? Qua. Allora, dov'è Isabella Esule? Ok, allora. Pigliati questi Otramer Pilgrim.
Ok. Perfetto. Reclutiamo. Oh cazzo. Questi stanno arrivando, eh. Tancredi? Tancredi sta arrivando, mio signore. Oddio. Oddio. È arrivato Tancredi. Proviamo ad andare qua sotto. Madonna quanti sono. Madonna quanti sono. Noi dovremmo aver tempo di andare qua a reclutare. Ah no, ha mollato. Ha mollato, ha mollato, ha mollato, ha mollato, ha mollato, ha mollato, ha mollato. Cazzo, questo mi va a Gerusalemme. No, non è andato a Gerusalemme, è tornato indietro. È tornato indietro. Noi perdiamo un sacco di soldi. Dove diavolo è andato sto stronzo? Allora, noi possiamo prendere lui. Dai che è andato a infognarsi. Sì, è il re, è il re, è il re, è il re. È il re, mio signore, abbiamo preso il re, abbiamo preso il re, abbiamo preso il re, abbiamo preso il re, abbiamo preso, abbiamo preso il re, abbiamo preso il re, abbiamo preso il re, abbiamo preso il re. La formazione di classe arcieri. Ok. Almeno una... Ah, arcieri a cavallo. Allora, aspetta. Ci siamo. È giunta l'ora. Soldiers, archers, troops, soldiers, follow me. Forgive them her. Attack. Stay close. Lasciate fare il lavoro sulle cav alle cav. Ok. Che se gli togliamo il re sono 200 in meno.
guarda lì 127 cavalieri. Mamma mia ragazzi, è una puntata lunga, ma ci voleva perché mi ha fatto incazzare questo. Perfetto, dai che le nostre fanterie adesso vanno a contatto. Cavallerie su di me. Bombe, state qua. Venite qua. Caricare. E Goffredo lo voglio vivo. E Goffredo lo voglio vivo. Mamma mia, che strage che li stiamo facendo. Mamma mia, che strage che li stiamo facendo. Fate ammazzare qualcuno anche a me, eh? Mamma mia. Molto bene. Un re non uccide un altro re. Ma possiamo sempre torturarlo, mio signore? Sì! Oh, yes! Oh, yes! Perfetto. Perfetto. Oh, sì, quanta roba. E tu adesso vieni con me. Allora, mi sa che non l'abbiamo catturato noi, l'ha catturato qualcun altro dei nostri. Ok, allora, vai alla fortezza, vai alle segrete. Allora, 1, 2 e 3 dentro nelle segrete. Non l'abbiamo catturato noi. Allora, facciamo una bella cosa, prendiamo tutta sta gente qua. Mettiamo dentro solo i nobili. Poi andiamo alla taverna. Diamo via questi. Facciamo 3000. Andiamo qua. Oh, ma sai che questa spada qua è meglio della nostra?
Questa però aspetta, che cos'è? È una spada d'armi a una mano. A una mano? È la spada di Goffredo, mio signore? Sì! Allora, vediamo che cosa possiamo vendere noi. Non ce la facciamo. Allora, facciamo così. Io direi, allora, iniziamo a vendere tutte le armature. E ci facciamo 400.000. Lascia barbuta. Lascia barbuta. Va bene. Ti facciamo un regalo, tanto è roba nostra. Poi allora andiamo in gestione città, buttiamoli dentro un 10.000. Poi direi aumentiamo le caserme per le guarnigioni. Ok. Reclutiamo queste truppe. E direi che siamo top. Siamo topissimi, ragazzi. Signori, per oggi ci fermiamo qua. Prossimo episodio, ragazzi, andiamo a Damasco. Voglio like a profusione perché questa è stata una di quelle mosse che ci ha svoltato la campagna. Io vi ringrazio e voglio sapere la vostra reaction sotto nei commenti. Chi non lascia un commento, ragazzi, è un saraceno. Un saluto al vostro dittatore. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao belli!